I diritti dei Rom, i diritti dei Sinti non sono in contraddizione con i diritti degli italiani, come vogliono far credere quanti soffiano sul fuoco della divisione puntando a trarne benefici elettorali. Così il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha inaugurato il convegno Italia-Romania, l'inclusione dei Rom e dei Sinti in Italia. Sentiamo Matteo Parlato. Era una serata bellissima. Io mi ero iscritto a scuola e una mia compagna mi aveva invitato il giorno dopo a giocare con lei. Mi chiamo Ivana, ho 23 anni, vado all'Università di Torino. Io ho un lavoro che mi permette di avere una casa e faccio anche rappresentante sindacale. Mi chiamo Teresa, ho 18 anni, vengo da Cagliari e frequento il quinto anno delle superiori. Dicono che non abbiamo voglia di studiare e che non ne abbiamo le capacità. Oggi alcuni giovani attivisti Rom e Sinti provenienti da tutta Italia mettono in scena un flash mob, un'azione dimostrativa con l'obiettivo di smontare e scardinare quei pregiudizi e quegli stereotipi negativi diffusi nei confronti dei Rom. Un'iniziativa promossa dall'Associazione 21 Luglio. Ma a proposito dei pregiudizi, esiste il problema del borseggio, del furto? Ci sono dei problemi fra Rom e italiani? Esistono sicuramente problemi di illegalità, sono tutti problemi causati purtroppo dalle condizioni in cui i Rom in Italia sono costretti dalle istituzioni. L'Italia è l'unico paese al mondo in cui esistono campi istituzionali gestiti e creati a suon di milioni di euro dalle istituzioni. Sono dei ghetti etnici dove le istituzioni concentrano i Rom e in questi ghetti si creano anche situazioni di illegalità. Chiudendo questi campi e mettendo invece in atto percorsi di inclusione sociale, tutti questi problemi verrebbero superati. Quanti sono i Rom a Roma e in Italia? A Roma ci sono circa 8.000 Rom, mentre in Italia ce ne sono circa 170-180.000, percentuali molto basse rispetto ad altri paesi. In Spagna, per esempio, ce ne sono 800.000, non c'è un campo Rom e i Rom vivono perfettamente integrati nelle case. Ivana, lei va all'Università a Torino, cosa studia? Senza l'educazione. Non sono un'eccezione, ci sono tanti ragazzi come me che vanno all'università. Però il problema è che è difficile liberare la propria identità perché a priori si è discriminato. Quali sono i luoghi comuni più gravi e più comuni che ci sono in Italia verso i Rom? Che prima di tutto usare il termine zingaro in generale, il fatto che si pensi che i Rom non vanno all'università e che non vanno neanche alle superiori, che si pensi che ogni Rom viva nei campi e che i Rom sia nomade e voglia vivere nei campi. Non è vero. No? No, il Rom non è nomade. È sempre stato stabile il Rom. Però è vero che ci sono alcuni Rom che chiedono l'elemosina, borseggiano o rubano? Sì, è ovvio. Ci sono italiani che rubano, italiani mafiosi, italiani onesti e quindi anche il Rom. Cioè, il Rom che ruba è vero, il Rom che magari anche spaccia, che fa l'elemosina, ma c'è anche il Rom che lavora, ha una vita onesta e va anche a scuola. Però è importante non fare di un'erba un fascio.